di Primo Levi. Tale sarà la nostra vita. Tale sarà la nostra vita, ogni giorno, secondo il ritmo prestabilito. Ausruhen ed einruhen. Uscire e rientrare. Lavorare, dormire e mangiare. Ammalarsi, guarire o morire. E fino a quando? Ma gli anziani ridono a questa domanda. A questa domanda si riconoscono i nuovi arrivati. Ridono e non rispondono. Per loro, da mesi, da anni, il problema del futuro remoto è impallidito. Ha perso ogni acutezza di fronte ai ben più urgenti e concreti problemi del futuro prossimo. Quanto si mangerà oggi? Se nevicherà? Se ci sarà da scaricare carbone? Eccomi dunque sul fondo. A dare un colpo di spugna al passato e al futuro si impara assai presto, se il bisogno preme. Dopo 15 giorni dall'ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi. Già ho imparato a non lasciarmi derubare, e se anzi trovo in giro un cucchiaio, uno spago, un bottone di cui mi posso appropriare senza pericolo di punizione, li intasco e li considero miei di pieno diritto. Già mi sono apparse sul dorso dei piedi le piaghe torpide che non guariranno. Spingo vagoni, lavoro di pala, mi fiacco alla pioggia, tremo al vento. Già il mio stesso corpo non è più mio. Ho il ventre gonfio e le membra stecchite, il viso tumido al mattino e incavato a sera. Qualcuno fra noi ha la pelle gialla, qualche altro grigia. Quando non ci vediamo per 3 o 4 giorni, stentiamo a riconoscerci l'un l'altro. Avevamo deciso di trovarci, noi italiani, ogni domenica sera in un angolo del lager, ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci e trovarci ogni volta più pochi, e più deformi, e più squallidi. Ed era così faticoso fare quei pochi passi, e poi a ritrovarsi accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio non farlo.